Russo. Che fa? Nuccio Russo. Russo. Bianca. Scheda bianca. Russo Antonino. Russo. Scheda bianca. Bianca. Russo. Russo. Russo Antonino. Russo. 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 Bianca. Scheda bianca. Nuccio Russo. Russo. Scheda bianca. Bianca. Scheda bianca. Bianca. Russo Antonino. Russo. Scheda bianca. Bianca. Russo Antonino. Russo. È eletto Presidente del Consiglio Comunale Russo Antonino con voti 10, 6 le schede bianche. A questo punto, mio malgrado, devo rinunciare alla dolce presenza della... più dolce sicuramente di quella del nuovo Presidente. E quindi invitiamo Antonino Russo a prendere parte al tavolo della Presidenza e assumere la presenza della seduta. Auguri, auguri al neo eletto Presidente Antonino Russo, cui porgo veramente saluti e stanzi auguri per questo ruolo che dovrà rivestire. Segretario, grazie. Sarò sempre il presidente di tutti e non mi sottrarrò mai a varie problematiche che mi saranno poste, anche le più scabrose. Noi ci siamo dati un percorso, un percorso di cambiamento, ma non certo perché chi c'era era cattivo, ma per noi interpretava in modo errato gli interessi e i bisogni del Paese. Spero che riusciremo a fare comprendere anche a voi questo meccanismo, che è di una semplicità estrema, e assieme ci possiamo coinvolgere per veramente creare quel cambiamento che il nostro movimento ha voluto creare. Adesso passeremo alla trattazione del... I problemi sono tanti, li affronteremo tutti assieme. Andare a fare una negazione in questo momento non me la sento, non perché non lo voglio fare, ma perché, dico, nel tempo, restando chiusi nel palazzo e non dando voce alla gente, ascoltando la gente, portarsi presso la gente, non ha giovato. Questo lo dico per esperienza, perché purtroppo nel primo mandato eletto col sindaco uscente ho abbandonato proprio per questi motivi. Io non amo mai passare dall'altra parte, il sindaco si è avvisato. Se dovesse succedere malauguratamente un fatto del genere, io abbandonerei, non passerò mai dall'altra parte. Quindi, signori, vi auguro a tutti buon lavoro e passiamo al prossimo punto, elezione del vicepresidente. Anche qui avrei voluto una comunione di intenti, ma rispetto alla volontà che mi è stata comunicata,
per cui si passerà ognuno per il proprio schieramento a votare un proprio vicepresidente. Grazie. Starvaggi. Starvaggi. Bianca. Bianca una. Starvaggi. Starvaggi 4. Starvaggi Antonella. Starvaggi 5. Antonella Starvaggi. Starvaggi 6. Antonella Starvaggi. Starvaggi 7. Bianca. Bianca 2. Bianca. Bianca 3. Starvaggi. Starvaggi 8. Bianca. Bianca 4. Bianca. Bianca 5. Starvaggi. Io signori vi ringrazio per la tranquillità dell'aula, perché vedo che viene accolta con piacere questa nuova nomina, con una ragazza che veramente può dare tanta alla nostra comunità. Potrei essere entrare una parte della futura gestione della casa comunale, perché ha veramente tante qualità, ha conosciuto gli assistenti ed è capace, molto capace. Il sindaco non è eletto, a
seguito delle consultazioni amministrative del 12 giugno 2022 nella seduta di insediamento, presti giuramento dinanzi al Consiglio Comunale pronunciando la seguente formula: giuro di osservare realmente la Costituzione italiana. Propone che dell'avvenuto giuramento sia data comunicazione alle autorità competenti. Giuro di osservare realmente la Costituzione italiana. Volentieri porgo questo saluto e parto con gli auguri al Presidente, alla Vicepresidente, gli auguri ai consiglieri tutti, in particolare a voi di minoranza. Io so che il Presidente mi aveva proposto un nome per ricoprire la carica di Vicepresidente. Vi posso assicurare che l'aveva fatto proprio in virtù di una grande voglia, un grande desiderio di collaborazione che comunque permane in noi, permane perché noi siamo convinti, a differenza di quanto si possa credere e di quanti altri hanno creduto in passato, che noi da soli difficilmente ce la possiamo fare per la situazione critica del comune di Lipari. Quindi avremo modo noi di rivalutare ancora queste nostre posizioni iniziali, perché dalla nostra parte ci saranno sempre messaggi di coinvolgimento, perché qua non siamo due parti. Quando il Presidente del Consiglio ha detto ti assicuro Sindaco che non andrò da un'altra parte, a me mi è scattato subito un allarme nel cervello, perché pensare che ci siano più parti mi scoraggia. Voglio pensare che c'è una sola parte, che è la parte del comune che dobbiamo far funzionare tutti insieme. Io che la prima volta ero giovanissimo, perché molti dimenticano che tutti siamo stati giovani e giovanissimi, ho giurato davanti al prefetto, ero giovane, avevo vinto le elezioni in un paese anche quello profondamente in crisi, e quel giuramento me lo ricorderò sempre, perché è avvenuto in una stanza in penombra da soli. Era una cosa molto triste. Quando nel 1992 cambiò la normativa e finalmente ho potuto giurare davanti al Consiglio, mi sono sentito fiero e vero rappresentante del popolo, come mi sono sentito oggi nel giurare davanti a voi. Io sono, e lo ripeto, particolarmente fiero ma anche orgoglioso dei ruoli. Io so qual è il ruolo del Sindaco, ma so qual è il ruolo del Consiglio Comunale, e vi assicuro che ho tutta la voglia e la volontà di rispettare quel ruolo. Non farò mai nulla, anzi, per non rispettarlo, anzi, vi assicuro che sono un perfetto esecutore della volontà del Consiglio Comunale che mi compete. Per quanto riguarda la situazione del comune, voi sapete che questo è il 13° giorno dalla proclamazione, e quindi scusate, stamattina mi sono svegliato con la voce un po' rauca,
e quindi 13 giorni in cui ho potuto prendere coscienza della situazione del comune, non per tutti i dettagli, ma la situazione in generale. Mi sono convinto, credo di non sbagliarmi, che la situazione del comune attualmente è molto critica. Operare in queste condizioni, come lo è stato anche per chi mi ha preceduto, è molto difficile. Per quello continuo ad auspicare, non solo da parte del Consiglio Comunale, ma da parte dell'intera popolazione, non una astratta benevolenza, ma una chiara volontà di collaborare affinché questo comune esca dalla crisi e possa essere ben amministrato nell'interesse di tutti, nell'interesse dei cittadini che non vedono i servizi espletati nel modo come vorrebbero, negli interessi dei tanti creditori del comune che auspicano che i loro debiti vengano, i loro crediti vengano assolutamente soddisfatti, nell'interesse del cittadino che chiede servizi sempre più moderni e sempre più immediati. E questa è la strada che dobbiamo seguire, questo è il nostro impegno. La situazione quindi del comune non ci consente, non ci consentirebbe, e lo ripeto, di metterci da una parte, come io ogni giorno cerco di fare, e bisognerebbe che lo facessimo tutti, quello di metterci per una volta in maniera convinta e seria dalla parte degli interessi generali, e aggiungo che è un nome che mi piace molto, una parola che mi piace molto, dalla parte del popolo. Io, oltre a ringraziare voi, devo fare un ringraziamento per chiudere, perché il mio intervento è stato brevissimo, mi è stato raccomandato e così faccio. Devo fare un ringraziamento particolare a tutti gli italiani, perché oggi possiamo dire che non vi è un'amministrazione dell'uno o dell'altro. Oggi gli eoliani amministrano insieme il proprio comune, e aggiungo i propri comuni, grazie agli elettori che hanno contribuito.